Salve a tutti, belli de nonna, mi chiamo Zain e sono qui per presentare una nuova serie per il canale Gameplay Ci Chiamano Gamers, intitolata La Compagnia di Roccavento. Serie su World of Warcraft che, come potete vedere, è iniziata con l'uscita di Mist of Pandaria poco dopo. Ne ho approfittato dell'uscita di questa nuova espansione, ma andiamo a vedere subito cosa c'è di nuovo. Come potete notare, c'è la nuova razza, che stranamente con questa espansione non hanno voluto fare due razze, ma ne hanno fatta una che, diciamo, non è neutrale, sta sia con Orda che con Alleanza. Più avanti con la storia il popolo dei Pandaren si dividerà, una parte passerà con l'Alleanza e una parte con l'Orda. E detto questo, abbiamo anche il Monk, il Monaco. Il monaco è una razza, cioè no, una classe diversa dalle altre. Molte combattono con armi, altre combattono con magia. Diciamo che il monaco è un fai da te, non combatte sia con armi, ma parecchie skill le ha. Combatte a mani nude con molte skill, calci, pugni, molte abilità, arti marziali. È un esempio, diciamo, Kung Fu Panda. Possiamo prenderlo come Kung Fu Panda. Per chi non ha mai giocato, vi presento velocemente le classi del gioco. Abbiamo il guerriero. Il guerriero è un ottimo tank e anche un buon DPS. Non può fare l'healer, cosa che invece il paladino può. Il paladino è un combattente che si... diciamo che sarebbe un po' come il crociato. Il crociato è un combattente che prende la guida del potere della luce, di Dio, e combatte in nome di Dio. È un buon healer, un buon tank e fa anche da DPS. Il cacciatore invece è solo DPS. Abbiamo parecchie specializzazioni molto simpatiche come Marksmanship e altre due di cui non mi ricordo il nome perché è da molto che non lo gioco. Il Marksmanship si basa sul tiro a distanza, sulla vostra arma. Differentemente dalle altre due, che si basano una sul vostro pet, una renderà il vostro pet, diciamo, quasi immortale, molto potente, e l'altra invece si basa su trappole, colpi esplosivi, diciamo una specie di sabotatore diventate con quell'altra specializzazione. Il ladro invece credo sia l'unica classe insieme al druido che non combatte molto frontale. Il ladro combatte da dietro, combatte in modo stealth perché non ha molta vita e ha delle skill basate sul colpire il nemico dalla schiena, come ambush. Voi con ambush avete questa skill che, se usate da invisibile, se vi entra il critico potete anche ammazzarlo, perché ambush fa entrare critici molto alti. Sacerdote e healer. Consiglio healer il sacerdote perché non mi è mai capitato di incontrare dei sacerdoti DPS. Ci stanno, sì, specializzazione ombra, però sono quasi tutti scrausi, cioè non sono molto forti. Se beccate quello forte è forte. Se lo beccate in arena vi posso dire che vi fa veramente, cioè vi lascia in mutande da quanto è forte. Lo sciamano diciamo che sarebbe, dal primo World of Warcraft, è la controparte del paladino, sarebbe il paladino dell'orda. Poi con The Burning Crusade anche il Draeneo dell'Alleanza è stato... gli hanno messo lo sciamano, e con Cataclysm anche il nano. Lo sciamano, ottimo combattente ravvicinato a distanza, healer stupendo, vi posso confermare che è un healer meraviglioso. E combatterete supportati dai totem che vi possono aumentare a voi la potenza delle skill, il mana, oppure possono avere degli effetti negativi contro i nemici. Il mago combattente a distanza, solo DPS. Si divide in fuoco, ghiaccio e arcano. L'arcano usa abilità molto veloci, è un combattente che casta, diciamo, in movimento, è molto veloce. Mentre il frost si basa sul bloccare le persone, rallentarle,
stunnarli. Diciamo che in PvP rompi i coglioni il mago Frost. L'ho incontrato e rompe parecchio le scatole. Lo stregone vi so dire poco perché non l'ho mai giocato e non l'ho mai capita come classe. Vi so dire che è un DPS che fa danno a tempo. Diversamente dal mago, dal sacerdote o dal druido, non fa danno diretto, ma fa danno a tempo. Cioè vi fa dei debuff o delle maledizioni che vi tolgono vita. In PvP se vi capita di incontrarne uno, cercate di quando uccidetelo, cercate di curarvi subito, perché se vi rimangono i debuff vi uccidono. Il monaco ora ve lo illustrerò in gioco. E il druido. Il druido a mio parere è la miglior classe del gioco, la classe più forte. Perché. Allora, al Feral Combat può fare sia tank che DPS. E ha varie, diciamo che si trasforma in vari animali. Orso, l'orso tanca. È molto forte l'orso. E felino è come il rogue, diciamo, come il ladro. Non è un combattente da mischia, ma ti si avvicina di soppiatto, invisibile, e ti attacca alle spalle con delle skill che fanno molti critici. Una cosa positiva del druido è che se state in dungeon o in raid, se muore il tank può tranquillamente e velocemente trasformarsi in orso e tankare al posto del tank principale. È molto utile averne uno in gruppo di raid o di dungeon. Healer anche è molto forte, ha delle cure a tempo, quindi non deve stare come altri healer continuamente dietro al tank. Se qualcuno sta perdendo vita può tranquillamente tirare delle skill e curarlo mentre si occupa del tank. Infine il Cavaliere della Morte. Cavaliere della Morte, diciamo, sarebbe una specie di paladino però dei non morti. È un tank speciale rispetto agli altri perché non combatte con arma e scudo, ma bensì con un'arma a due mani, quindi oltre a fare molto aggro, oltre a essere un buon tank fa anche molto danno. Oltre al Death Knight Blood abbiamo specializzazioni Frost e Anoli. Frost è ottimo DPS, Anoli invece è un DPS che non combatte in prima persona ma ha bensì degli zombie, dei minion che lo supportano nel combattimento. E eccoci qua, allora, facciamo sto personaggio, vediamo un attimo. Se può vedere maschio, vediamo se lo femmina. Sì, sti cavoli. Sì, va bene, va bene. Sì, chiamiamolo così. Onore del gatto di Ghost. Ecco qua. Non ho PGL85 perché il mio ultimo account, dopo aver abbandonato World, è andato a puttane. Non si sa il motivo, ma. Tu sei un Pandaren, nato e cresciuto sulla misteriosa Isola Errante. Nonostante molti tuoi simili preferiscano una vita tranquilla, il richiamo dell'avventura arde nel tuo sangue. Negli ultimi tempi, l'isola errante ha vagato negli oceani del mondo. L'aria diventa sempre più gelida e un futuro incerto incombe sulla tua isola natia e i suoi abitanti. Sei tra i più promettenti studenti del maestro Shang. E potresti essere l'unica salvezza del tuo popolo. Ma prima di tutto, devi completare il tuo addestramento. Eccoci qui. Come dice il narratore, dobbiamo completare l'addestramento. Il mio tempo sta finendo, ma il Ecco tuo qua. tempo si avvicina a E grandi passi. le prime missioni della nostra avventura avranno luogo su quest'isola. Dureranno per 13 livelli, se mi ricordo bene. E quest'isola è chiamata Isola Errante, che non è un'isola Dimentica le normale. offese, ma non È un'isola dimenticare montata su mai una gli atti di tartaruga. gentilezza. La Che questa tartaruga grandezza millenaria segue porta sempre i quest'isola in tuoi giro da passi. secoli. Ora voi combattete né come alleanza né come orda, siete neutrali, diciamo. Più avanti avrà luogo una specie non proprio un'incursione. C'è una nave dell'Alleanza che trasporta anche dei prigionieri dell'Orda, si schianterà su quest'isola e andrà a danneggiare il guscio, a spaccare il guscio della tartaruga che trasporta
quest'isola, quindi voi tramite la tartaruga capirete che ci sta questa nave. E lì inizierà tutta una serie di missioni che vi porteranno a combattere insieme ad Alleanza e Orda per salvare questa tartaruga e a rimuovere questa nave. Non ho abbastanza energia. Finite queste missioni vi chiederanno, potrete entrare sia o in Alleanza o in Orda, vi chiederanno quale delle due fazioni vorrete scegliere. Io vi dico subito che entrerò nell'Alleanza perché ho molti pigi negli alli, quindi mi trovo più avvantaggiato conosco le quest, so come muovermi per i territori. L'Orda ci ho giocato quasi mai. Le nostre più grandi sfide giacciono davanti a noi. Ok. Ecco qua, i belli da nonna che si allenano. Il monaco si divide, è abbastanza, diciamo che è versatile come il paladino, cioè può fare sia tank sia healer che DPS. Non ho il tank, energia. Specializzazione tank si chiama Maestro Birraio. Il Maestro Birraio fa il tank e, come dice il nome, praticamente usa la fortificazione alcolica per proteggere se stesso e gli alleati. Un ubriacone che fa da tank, diciamo. Invece poi c'è il misticismo. Il misticismo è un healer che combina la medicina tradizionale con le arti marziali. Non ho energia. Quindi userete delle mosse, delle combo che usano, cioè userete la medicina collegata con il vento, la nebbia, e con questo curerete i vostri alleati. Dicono che sia un ottimo healer, infatti credo che mi farò il misticismo anche per entrare nei dungeon più velocemente. Non ho abbastanza energia. E infine l'impeto ottimo DPS, sufficiente. Molto veloce nel colpire il nemico, ha molte abilità che stunnano. Non ho abbastanza energia. E questo è tutto. Le prime 3-4 puntate le farò su quest'isola, non ho energia, vi illustrerò sufficiente. Le missioni. Poi dopo usciti dall'isola vi dico subito che non vi anticipo che non farò missioni, non perché sì, giustamente uno dopo un non po' si rompe le palle sufficiente. Di guardare uno che fa continuamente missioni, quindi andremo su, passeremo ai dungeon. Vi farò vedere un po' i dungeon, per quelli che sono nuovi illustrerò come sono i dungeon non di Pandaria. Abbastanza energia. Poi a livelli alti faremo i dungeon non in Heroic. Sufficiente. E lì anche per chi gioca già iniziato, che vuole vedere come funzionano, farò vedere quali sono le mosse, come si comportano i boss. Il mio tempo sta finendo, ma al primo tentativo. Okay. Ora porta la fiamma in cima al tempio e brucia la pergamena che troverai. Bruciamo la pergamena. Dicevo, vi farò vedere con un mio amico che si aggiungerà più avanti come bisogna comportarsi con determinati boss, le abilità che bisogna evitare di questi boss, perché in Heroic i boss fanno determinate abilità che se non ci stai attento ci rimani. Le nostre più grandi sfide giacciono davanti a noi. Ok, Yomiro sconfitto. Qui dovremmo sconfiggere uno dei più anziani allievi del dojo. Si chiama Yomiro e... Sero, ti sei pronto per insieme? Attende dall'altra parte del ponte, ok. A livello 3 sbloccate la prossima abilità, che si chiama Pugno della Tigre, mi pare. E il Pugno della Tigre non usa energia, ma bensì usa il chi. Usa due sfere di chi, come potete vedere, che verranno caricate ogni volta che voi userete l'abilità diretto. Liscio. Non ho energia sufficiente. Il panda, diversamente dal paladino, usa energia. Il C. Il paladino usa il potere sacro. Non ho energia sufficiente. Invece il druido usa l'energia arcana. Ogni classe hanno una specializzazione loro in questi poteri. Non ho energia sufficiente. Non ho abbastanza energia.
Ok, sconfitto. Non ho un bersaglio. Dimentica le offese, ma non dimenticare mai gli atti di gentilezza. Ok. Allora. Niente, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se vi interessa qualcosa in particolare, se devo fare qualche dungeon in particolare o qualche quest che vi interessa. Per il resto è tutto. E a presto. Un saluto da Zain e ci vediamo con la prossima puntata. Ciao!